Incastrato il furbetto della ZTL. Per lui una denuncia penale è la notifica di 33 verbali. L'automobilista nascondeva parte della targa posteriore del veicolo per eludere il controllo dei varchi telematici, apponendo un pezzo di stoffa o la manica di un vestito, chiudendola nel portabagagli posteriore e sistemandola in modo da occultare alcune cifre della targa. La pratica andava avanti da tempo, sempre in concomitanza con un evento annuale della stagione estiva che si svolge nel centro storico di Lucca. Le indagini del Nucleo Sicurezza Urbana sono partite dopo la segnalazione di un'operatrice della centrale. Osservando con attenzione i varchi del centro, soprattutto negli orari di accesso, sono riusciti così ad ottenere la targa completa dell'autovettura. A quel punto sono stati certificati al responsabile 28 transiti irregolari e 5 soste vietate e, naturalmente, una denuncia penale.